Oggi vi presentiamo il primo di una serie di video in cui daremo voce ad alcune delle aziende che utilizzano Silnova, una tra le leghe più innovative presente sul mercato. Oggi andremo a Vicenza ad incontrare Pierangelo Pozzi. Mario è una ditta che fa semilavorati per il settore dell'orologeria. Oggi andremo a visitarli per chiedere loro un feedback tecnico, un feedback commerciale su Silnova. L'azienda nasce nel 1957, l'ha fondata mio padre e operava nel campo dell'oreficeria. Durante gli anni 60, la seconda metà degli anni 60, l'azienda si è convertita alla fabbricazione di casse per orologio. Il core business dell'azienda era l'orologeria. L'orologeria è soprattutto rivolta all'esportazione in Svizzera, in Stati Uniti e Germania. Tra dei metalli che noi riteniamo comunque dei metalli pseudonobili come il titanio, non certo l'acciaio inox, e l'oro, anche in bassa caratura, non è mai esistito un materiale che potesse riempire questo gap, sia dal punto di vista del costo che dal punto di vista anche della nobiltà. L'argento poneva diversi problemi, problemi di tarnishing, problemi di durezza, problemi anche di lavorabilità. La Silnova era ed è una lega che riempie questo gap perché è un materiale nobile, è un materiale induribile e questo è un vantaggio enorme. La Silnova è stabile, cioè raggiunge un grado di tarnishing che è secondo me gradevole, che è quello dell'oggetto vintage per dire, e lo mantiene nel tempo. A noi è piaciuto moltissimo di Legor è l'approccio. Si è stabilito un confronto e diciamo il nostro obiettivo è quello di raggiungere comunque delle caratteristiche che possano somigliare a quelle di un oro 9 carati e questo secondo me è stato vincente dal punto di vista industriale e anche dal punto di vista commerciale perché poneva delle basi chiare, delle basi oneste e chiare per poter sviluppare poi il futuro commerciale della Lega. L'idea è nata sostanzialmente dal fatto che il mercato chiedeva oggetti in argento che potessero essere posti in vendita senza la galvanica. La galvanica è un grossissimo problema sull'argento. La Silnova ha risolto, cioè ha colmato questo gap. Ha fornito un materiale nobile che potesse garantire delle caratteristiche certe, quelle definite dagli obiettivi che l'azienda si era dati e che ha raggiunto. Noi abbiamo fatto centinaia di pezzi, non abbiamo fatto uno o due pezzi per fare dei test, abbiamo fatto centinaia di pezzi. Centinaia di pezzi sia con Silnova che con argenti normali, che con argenti che ci proponevamo di risolvere questo problema. E il risultato. E io cambio empirico perché sono delle sensazioni che uno ha, cioè sono dei pezzi che noi abbiamo sottoposto a test secondo i nostri metodi. E i nostri metodi, diciamo, sì, possono avere la loro validità scientifica, ma comunque non mettono giù dei numeri, non mi permettono di fare delle analisi dove trovo dei dati e dei numeri. In Svizzera hanno confermato, anzi, la cosa è stata amplificata, nel senso che i numeri erano sensibilmente più alti dal punto di vista della qualità, che indicavano una migliore qualità, insita anche proprio nella raccolta dei risultati, di quella che noi avevamo come sensazione. Se la vogliamo sostituire a un argento, nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo fatto un errore, perché Sinova è una lega che contiene argento. È una lega a sé stante, secondo me non è paragonabile a un argento, è qualcosa di più. Il cliente deve sapere cosa sta comprando e secondo me è giusto che il cliente sappia quanto
è stata studiata, per esempio. Io sono stato affascinato da tutte le prove che sono state fatte, dalle centinaia e centinaia di composizioni e dalla scelta che è stata fatta tra queste centinaia di composizioni, perché era quella che dava i risultati migliori. Questo è un grosso lavoro che la Sinova si porta dentro.